viaggio rocambolesco e pieno di emozioni infinite è quello tra Palmese e Castrovillari, con gli ospiti che, dopo essere passati in doppio vantaggio, si fanno rimontare per poi ribaltare nuovamente il punteggio. Notte fonda per la ultracentenaria palmese, che rimane sempre più in fondo alla classifica, perdendo malamente all'Opresti di Palmi nel derby contro il Castrovillari. I Lupi del Pollino partono fortissimo, trovando nel giro di solo 4 minuti il doppio vantaggio, con la ragione al primo minuto e successivamente con l'ex Gagliardi al quarto minuto del match. 1-2 micidiale per i cosentini e palla al centro. Palmese che sembra stordita, ed invece i neroverdi riescono ad accorciare le distanze al 12° con Condemi che trasforma un calcio di rigore. Il Castrovillari non ci sta, così con Guarracino ritorna sul doppio vantaggio, 3-1 al 28°. Durante il secondo tempo ne succede di tutti i colori, con le due squadre impazzite. La Palmese si catapulta in avanti alla disperata ricerca del pareggio, così i neroverdi riescono incredibilmente a pareggiare con le reti di Bonadio e Verdirosi. Sembra finita ed invece il Castrovillari ritorna prepotentemente in vantaggio con Guarrancino al 33°, match che non finisce perché al 5° minuto di recupero la Palmese potrebbe ancora pareggiare con Condemi che sbaglia, calciando fuori il secondo tiro dagli 11 metri. Palmese-Castrovillari termina 3-4 con i Lupi del Pollino che possono dedicare la vittoria al loro storico presidente Nino Di Diego, scomparso sabato scorso.